Adesso faremo una specie di esercizio. Però questo esercizio è finalizzato a due scopi. Uno è quello di cominciare a familiarizzare con qualche grafico elementare di funzione e grafico di polinomi in particolare, e l'altro è farci capire che non, per ricostruire questi grafici non ci servono soltanto le derivate, la derivata prima, non ci serve soltanto la derivata prima, ma ci possono servire anche quelle che si chiameranno poi derivate di ordine superiore. Allora prendiamo dei semplici polinomi. Allora, cominciamo con un polinomio di grado 1, x uguale 3x meno 1. Questi polinomi di questo tipo, il grafico di un polinomio di questo tipo, l'avete probabilmente ripassato alla è una retta, in 0 vale meno 1, in 1 vale 2, unendo e prolungando, ottengo il grafico di questo punto. Questo l'avete probabilmente ripassato ai precorsi. Cercato di fare un grafico decente, ma... vediamo se la derivata ci dà qualche informazione aggiuntiva. Questa era la mia funzione f di x. Cosa mi dice? Che f' di x vale sempre 3. Cioè mi dice che la mia funzione sta salendo sempre con la stessa velocità, diciamo praticamente la tangente al grafico è 1, infatti il grafico è una retta, la tangente al grafico è la retta stessa in qualunque punto del grafico. Va bene, non ci sono problemi, diciamo qua la derivata non serviva per fare questo grafico, ma comunque le informazioni che mi dà concordano perfettamente con quello che già sapevo. Allora andiamo a fare quest'altro grafico di un polinomio di grado 2, y uguale x quadro meno 3x più 2. Allora stavolta io cosa so? Sempre dalle superiori probabilmente so che il grafico di questo polinomio di grado 2 è una parabola, so che la concavità è rivolta verso l'alto, so, annullando l'equazione di secondo grado, che questo si annulla in 1 e in 2, che 1 meno 3 più 2 fa 0, 4 meno 6 più 2 pure fa 0, quindi si annulla in 1 e in 2. In 0 vale 2, così. Insomma, vado a ricostruire più o meno il grafico di questa tabella. Anche qui la derivata sembra non essermi servita un granché, tranne per il fatto che adesso se vado a scrivere la derivata f' di x uguale 2x meno 3 uguale a 0 se solo se x uguale 3 mezzi, io so che, vabbè, me lo potevo intuire dalla simmetria della figura, ma adesso so che il punto di minimo di questa funzione è 3 mezzi.
lo so, non perché, non solo perché si annulla la derivata, se si annulla la derivata non è sicuro che sia un minimo, potrebbe essere, ma io so che se vado a fare questa derivata prima di 3 è negativa, il che vuol dire la funzione è ascendente, in 3 vale 0 e dopo di 3 è positiva. Quindi quello che conta è anche lo studio del segno della derivata. La derivata è negativa fino a 3 mezzi, poi è 0, poi è positiva. Questo è il segno di f'. Oh, badate che se succedesse che la derivata è negativa, che in un punto non esiste, ma la funzione è continua e dopo è positiva, quello sarebbe un minimo lo stesso. E qua lo dico, la funzione scende, poi se la derivata non esiste potrebbe avere un punto angoloso, potrebbe fare altrimenti, ma comunque prima scende e poi sale. Se prima scende e poi sale, il punto è di minimo locale. Questo qui è un punto di minimo locale e assoluto. 3 mezzi. Punti di massimo su tutto R non ce ne sono, perché questa qui per x che tende a più infinito, tende a più infinito, per x che tende a meno infinito, pure tende a più infinito. Quindi, come vediamo, nel caso di un polinomio di grado 2, la derivata ha aiutato un pochino di più, ha aiutato a capire dove la funzione ha il punto di minimo. In questo caso c'è un unico punto di minimo, dove sta. Chiaro? Però fino a qui non è che ci abbia dato chissà quali vantaggi la conoscenza della derivata. Qualche cosa potevamo saperlo benissimo se conoscendo come trovare i punti notevoli delle parabole, potevamo trovare lo stesso vertice della parabola che è chiaro? Andiamo a prendere un polinomio di grado 3. Prendiamo questo polinomio qua. Anzi, prima di studiare quel polinomio là, facciamone uno più semplice. Andiamo a studiare polinomio x cubo. Il fratto grafico del polinomio x cubo è molto semplice. Ha un grafico fatto più o meno. Questo perché la sua derivata fa 3x quadro, che è sempre maggiore o uguale a 0, tranne in 0 dove vale 0. Cioè, è sempre maggiore o uguale a 0 ed è sempre positiva tranne in 0 dove vale 0. Allora, poi sappiamo che questo qui va infinito. Per x che tende a più infinito, a meno infinito stavolta. Sappiamo che in 0 la tangente deve essere orizzontale, però sappiamo che prima, sia prima che dopo di 0 la funzione cresce. E allora viene fuori un grafico giusto. Poi vedremo quando faremo delle definizioni relative alla qua la funzione è congrua, a qua è commessa e qui c'è un punto di flesso a tangente orizzontale, ma questo lo vedremo in seguito, non è il caso di anticiparlo adesso. Quello che possiamo dire è che stavolta, allora, qui abbiamo a che fare con polinomi. Quando uguali un polinomio a 0, quante radici ci sono? Allora, se il polinomio è di grado 1 c'è una radice, certo. Ah,
a meno che il polinomio non è dichiarato 0, è costante, oppure è dichiarato 1, però sì, a meno che non sia dichiarato 0, costante. Se x uguale 3, se y uguale 3, allora non c'è nulla. Ma se il coefficiente m è diverso da 0, se non è una retta orizzontale, sicuramente c'è una retta. Quando il grado è 2, avevo una parabola, potevo avere due radici, una radice se la parabola, però in qualche modo noi la chiamavamo radice doppia, o almeno la superiore la chiamavate radice doppia, oppure posso avere 0 radici se la parabola è il grafico di sopra della scala. Forse l'ho già accennato, ma questa ambiguità sparisce se usiamo i numeri complessi. Se usiamo i numeri complessi, quando vado a trovare le radici in polinomio di grado 2 sono esattamente le stesse. Si contate con la propria moltiplicità. In questo caso sono due radici reali, qua sono due radici reali coincidenti, qua diventano due radici complesse che non corrispondono a 0. In questo caso è la derivata che è un polinomio di grado 2, che ha due radici reali coincidenti. Quindi, come vedete, qui i grafici si possono rapidamente complicare. Andiamo a vedere il grafico di questo polinomio qua. Allora, noi cosa sappiamo? Sappiamo poche cose: che il limite per x che tende a più infinito di questo polinomio fa più infinito. Come si fa a dimostrare questo? Si fa così: si mette in evidenza x cubo, e qua rimane 1 meno 5 su x quadro più 4 su x quadro. Allora, per x che tende a più infinito, x per x tende a più infinito, questo tende a 1, questo tende a 0, questo tende a 0, 1 per infinito, che è più infinito, limite, vabbè, se ci metto meno infinito, mi va meno infinito, perché in quel caso è x al cubo è negativo. Quindi, se noi vogliamo fare il grafico di questa funzione, sappiamo che da questa parte se ne va verso infinito, da quest'altra parte va a meno infinito. Vedremo poi che non ha asintoti neanche orizzontali. Però diciamo, per il resto stiamo in difficoltà. Allora cosa facciamo? Prendiamo la nostra funzione e stavolta per prima cosa facciamo la derivata. F' di x quanto fa? Fa 3x quadro meno 5. Questo è una nuova funzione, g di x chiamiamola. Questa funzione g di x, questa qui è di grado 2, ne so fare il grafico. 3x quadro meno 5 fa così. Le radici sono più o meno radice di 5 terzi. Che vuol dire? Vuol dire che se vado a fare il segno di f', fino a meno radice di 5 terzi, questo è positivo, poi è nullo, poi è negativo, poi a radice di 5 terzi si annulla un'altra volta e poi è positivo di nuovo. Questo lo sapevo perché li conoscevo, come so come studiare il segno di una parabola, no? Oh, allora cosa mi dice questo sul grafico della mia funzione? Allora, andiamo, radice di 5 terzi quant'è? 5 terzi è 1,67 circa, la radice quadrata è circa 1,3, 1,3 per 1,3 è 1,69. Allora, diciamo, mettiamo che siamo qua, radice di 5 terzi. E qua.
meno radice di 5 terzi. Andiamo a fare f di radice di 5 terzi. Questo quanto fa? Fa la radice di 125 su 27 meno 5 volte per la radice di 5 terzi più 4. Ora 4 per 27 fa 108, questo è un po' più grande di 4, 4 e mezzo, ok? Questa radice sarà tra 2.1 e 2.2. Questo era circa 1,3, quindi qua siamo a meno 6.5 circa, meno 6.4, 2.1, 2.2, meno 6.4 fa meno 4.2, più 4 è negativo, verrà meno 0.2 circa. Se lo vogliamo fare con la calcolatrice, possiamo fare, allora, allora, 125 diviso 27 uguale radice 2,15 m più 1, 5 diviso 3 radice 1,29 per 5 col meno m più 4 m più meno 0,3 e qualche cosa. Quindi sappiamo che qui la mia funzione sia pure di poco, ma è negativa. Poi però cosa sappiamo? Sappiamo che da questo punto in poi la funzione risale, perché da 5 terzi in poi la funzione risale. Andiamo a fare f di meno radice di 5 terzi. Beh, devo semplicemente cambiare il segno a questi due, quindi devo fare meno la radice 125 su 27 più 5 radical 5 terzi più 4 stavolta. Oppure cambiate segno a tutto e poi ci aggiungete 8. Perché se cambio segno a tutto viene la stessa cosa con meno 4 e poi ci aggiungete 8. Se cambio segno a tutto, prima faceva meno 0.3, cambiando segno fa più 0.3 più 8. Qua la mia funzione aveva un valore molto alto, diciamo, non lo facciamo perfettamente in scala, ma era circa 8.3. La mia funzione sta qua sotto. Però so anche che la funzione fino a questo punto, allora io cosa so? Che la funzione prima di questo punto saliva, poi scende e poi risale. Allora come deve essere fatto il grafico della mia funzione? Deve avere per forza un andamento di questo tipo. In particolare la mia funzione si deve annullare 3 volte. Più di 3 volte non si annulla, non si può annullare, perché quando questo è un polinomio, se lo guai a 0, più di 3 radici, è di grado 3, più di 3 radici non le può avere per un fine. Ok?
Poi però, allora io so che il minimo e il massimo ce l'ha in questi due punti. Il massimo in meno radice di 5 terzi, massimo locale, che poi il massimo assoluto non c'è perché questa funzione da questa parte va più infinito. Il minimo locale ce l'ha a radice di 5 terzi, minimo assoluto non c'è perché qui la funzione va a meno infinito. L'unica cosa che ci manca da sapere per ricostruire perfettamente il grafico è dove si annulla la funzione e dove la funzione è concava o convessa. Questa funzione sarà, quando vedremo poi, però diciamo intuitivamente si capisce che è concava fino a un certo punto e poi dopo di che è convessa. La concavità o convessità, anche se non l'abbiamo definita, è facile da fare perché ha a che fare con gli zeri della derivata seconda. Qui la derivata seconda è semplicemente 6x, che è negativa prima di 0 e positiva dopo di 0, quindi la funzione è concava fino a 0 e positiva e convessa da 0 in poi. Questo lo vedremo dopo, ma insomma giusto per far capire che questo è facile da determinare. Quello che potrebbe essere più complicato è determinare questi zeri. Ora però, in questo caso gli zeri si fanno in maniera esatta, perché io ho scelto il polinomio di grado 3 in maniera curva. L'ho fatto in maniera tale che si possa studiare fino in fondo. Però, se io mi cambio questo coefficiente e ci metto meno 4.9, oppure invece qua di mettere più 4, ci metto più 5, quelle radici, se metto più 5, che significa? No, più, invece, scusate, invece di più 4 metto più 3, se mi metto più 3 abbasso tutto di 1, le radici si spostano un po' e non, non riusciamo più a calcolare in maniera esatta noi. La formula c'è, c'è la formula di Cardano, però la formula di Cardano noi non l'abbiamo studiata. Sapremmo anche farla, abbiamo accennato come si fa, però non ci vogliamo perdere tempo. Per quale motivo? Queste radici, vabbè, in questo caso le facciamo in maniera esatta, perché una di queste radici si può fare a mano, si può osservare che in punto 1 questa funzione si annulla. Se nel punto 1 la funzione si annulla, vuol dire, per Ruffini, questo qui si deve poter dividere per x meno 1, quindi qua il quoziente, il quoto anzi, deve fare x quadro, qua ci deve venire meno 4, x quadro mi fa x cubo, poi c'è un meno x cubo che qua non c'è, quindi qua mi deve venire meno x, perché scusate, più x, perché qua viene meno x quadro, più x quadro, così se ne va. Poi deve venire, qui mi viene meno x e qua mi deve venire meno 4, così mi fa meno 4x, meno x mi fa meno 5x, poi meno 4 per meno 1 mi fa 4. Quindi se fare questa divisione non richiede fare veramente tutto, diciamo, la divisione con Ruffini, uno qua sa che ci va x quadro, qua ci deve andare meno 4 perché meno 4 per meno 1 fa 4, e poi il coefficiente della x lo aggiunge. Adesso a questo punto le radici chi sono? Una è x con 1 uguale 1, che è questa radice qua, che è un po' più piccola di radica 5 terzi. Poi da qui abbiamo x uguale meno 1 meno più la radice di 17 mezzi. Mi guardo meno 4 a c fa 1 più 16 fa 17. Adesso se andiamo a fare, queste sono, le chiamiamo x2,3. Allora x2 sarà qua e x3 sarà questa qua. Ok? Ah.
via, va bene, per esempio mettiamo radical 17 poco più di 4, poco più di 4.1, 4.1 meno 1 fa 3.1 diviso 2 fa 1,55, quasi 1.6. Da quest'altra parte saremo meno 1 meno 4.1 diviso 2 fa meno 2, meno 2.6, meno 2.5, meno 2.6. Quindi abbiamo determinato tutto, anche gli zeri, e possiamo fare il supponiamo però che io modifichi la funzione e faccia, invece di studiare questa qui con un 4, ci metto 3. Se ci metto 3, questo equivale ad abbassare la funzione di 1, è completamente equivalente ad alzare l'asse delle ascisse di 1. Quindi, come vedete, il grafico della funzione è perfettamente tanto preciso, identico a quello di prima, tranne per il fatto che è stato spostato di 1 sopra sopra. Allora, cosa possiamo sapere? Che queste due radici, come vedete, qui la funzione stava scendendo, la funzione sta salendo, questa si sposta un po' a sinistra, questa si sposta un po' a destra, questa invece si sposta un po' a destra, ma saranno più o meno là vicino. Allora, se io voglio studiare gli zeri di questa funzione, che il grafico per il resto è come quello di prima, ma qua l'unica cosa che mi manca sono gli zeri di questa nuova funzione, semplicemente, beh, qua se vado a vedere in meno 2.5 la funzione sarà negativa, in meno 2, se ci metto meno 2 qua mi viene meno 8 più 10 più 3 è ancora negativa, perché viene, no no, meno 8 più 10 più 3 è positiva, quindi viene più 5, quindi tra meno 2,5 e meno 2 ci sta questa radice. Allora, se voglio sapere questa radice più o meno dove sta, anche se prima avevamo i valori esatti, alla fine quando li andavamo a disegnare ci servivano dei valori approssimati circa 0.1, ma qui se volessi il valore approssimato ci metto tanto? No, anche se lo facessi a mano applicando 2-3 volte il metodo di bisezione riesco ad arrivare ha un'approssimazione molto buona. Poi ci sono metodi più furbi, ma comunque con poca fatica posso arrivare a un'approssimazione molto buona. Ovviamente se lo faccio col computer è ancora meglio. Quindi in realtà se voglio conoscere solo il valore approssimato di questa radice, a me non è tanto diverso se qua ci sta 4 o se qua ci sta 3, quel po' di fatica in più che serve la farà il computer probabilmente, però io devo sapere che qua la funzione si annulla 3 volte, e questo lo so perché se prima si annullava 3 volte a maggior ragione adesso si annulla 3 volte. Io basta che vado a calcolare la funzione, in questo punto era negativa e rimane negativa, in questo punto era negativa e rimane negativa, qua era positiva, in meno 2 era positiva, rimane positiva, quindi la funzione cambia segno 3 volte, meno, più, cambia segno 3 volte, sicuramente si annulla 3 volte, più di 3 non si può annullare perché è un polinomio di grado 3. Quindi, come dire, qualitativamente il grafico è molto facile da fare, quel po' di dati che possono e devono essere approssimati, per esempio sugli zeri della funzione, si possono approssimare tranquillamente. Non siamo tenuti a calcolarli per forza in maniera esatta. Se c'era meno 4 li calcolavo in maniera esatta, gli zeri erano questi. Se ci sta meno 3, vabbè, saranno, li trovo facilmente perché stanno qua vicini, approssimativamente. Chiaro? Stavolta però, se ci fate caso, il ragionamento per capire quanti sono gli zeri della funzione, per fare quel ragionamento è stato fondamentale sapere la derivata prima, come si chi era e come si comportava, perché
nel momento che so che la funzione c'ha il massimo, adesso se io prendo 3 invece di 4, la derivata cambia? No, è cambiata una costante, quindi la derivata di quella costante sparisce. Quindi il massimo e il minimo della funzione rimangono nello stesso posto. Questo massimo della funzione, quando lo vado a calcolare, prima veniva 8.3 circa, adesso verrà 7.3, questo minimo veniva a meno 0.3 circa, verrà circa meno 1.3. Quindi la funzione partiva dai negativi, arrivava sui positivi, tornava sui negativi, torna sui positivi. Quindi so che la funzione ha 3 zeri. E perché lo so? Perché ho studiato la derivata. Quindi io conosco qualitativamente il grafico della funzione perché ho potuto studiare la derivata. Quindi, punto numero 1, la derivata mi è servita tantissimo questa volta. Mentre prima era una cosa quasi optional, stavolta mi serve, perché se no non riesco a capire. Sì, intanto che la derivata ha un segno variabile, mi dice una funzione sale, scende, sale. È già la prima cosa. Poi, il fatto che in questi punti la funzione abbia un valore di segno opposto, mi dice parte dai negativi, sale sopra 0, scende sopra 0 e poi risale sopra 0. Queste sono informazioni fondamentali. Quindi stavolta la derivata, lo studio del segno della derivata in particolare e della derivata è stato fondamentale per ricostruire qualitativamente il grafico della funzione. Poi il resto sono dettagli. Ok? Andiamo a prendere, vediamo un po' se abbiamo una ventina di minuti. 14. Andiamo a prendere un polinomio di grado 4. Allora, prendiamo, andiamo a scrivere il nostro polinomio di grado 4. Allora, andiamo a scrivere, per esempio, x alla 4. Meno 7x quadro più 3, mettiamoci più x più 3. Non l'ho preso proprio con tutti i termini. Vedete, il termine di grado 3 non ce l'ho messo, però all'inizio la x non ce la volevo mettere, però se non ci metto la x poi si può risolvere perché è una biquadratica, e allora l'ho voluto scrivere. Questa è la mia funzione. Voglio fare il grafico di questa funzione qualitativamente, e poi voglio anche più o meno stavolta ancora avrei una funzione. Diciamo, se voglio determinare gli z di questa funzione, ancora avrei una formula, la formula di Ferrari, però è talmente complicata che non ha granché senso, infatti non sta nel programma neanche nei corsi universitari, anche perché poi vale se quello è un polinomio di grado 4, se appena ci mettiamo una funzione un poco diversa non c'è nessuna formula di Ferrari. Però quello che sappiamo è che questa funzione al massimo si annulla 4 volte. Per un fine.
Poi sappiamo che per x che tende a più infinito comanda questo, per x tende a meno più infinito, quindi la funzione va a più infinito sia di qua che di là. Allora come si fa? Dice questa la sappiamo studiare? No, perché è di grado 4. Allora comincia a fare derivare. Chi è f' di x? 4x cubo meno 14x più 1 è di grado 3. Manco mi piace. Fa la derivata seconda. La derivata seconda è 12x quadro meno 14. Ah, questo è di grado 2, questa la so fare. Andiamo a fare il grafico di f secondo di x. Questa è una banale parabola, l'altra è simmetrica rispetto all'asse delle ordinate, è abbastanza, diciamo, a qua si annulla a più radical 7 sesti e a meno radical 7 sesti. Poi va su, la concavità è, insomma, la parabola è abbastanza stretta perché c'è 12, no? Ok. Ah, scusate, qua meno 14 va giù parecchio. Infatti è abbastanza stretto. Vabbè, comunque, no, al di là del fatto che riusciamo a farla benissimo, questa è una parabola così simmetrica rispetto all'asse delle ordinate, più di questo che sapete dove si annulla. Di questo qua vale meno 14, non è che c'è molto da sapere su questo grafico. Questo è il grafico di f secondo di x, x 0. Oh, dice, ma allora non è che questo grafico mi può aiutare a farmi il grafico di f primo? Certo, se tu ti dimentichi f per un attimo, f primo è un poliano di grado 3. Prima, come l'abbiamo fatto il grafico e poi abbiamo tirato 3? Facendo la derivata. Allora, la derivata, noi sappiamo che f' andiamo a fare il grafico di f' fino a meno radical 7 sesti e a più radical 7 sesti vicino a 1, quindi radical 7 sesti ancora più vicino a 1, fino a meno radical 7 sesti f secondo è positiva, quindi f primo sale. Se io prendo 1 meno 1, scusate, viene meno 4 più 14 più 1 mi fa più 11. A meno radical 7 sesti siamo là vicino, sarà invece di più 11, sarà un po' diverso, ma la funzione sale parecchio. Va, parte da meno infinito, arriva qua fino al massimo, che è superiore a più 11, perché a meno 1 sta un po' oltre, quindi a meno 1 la funzione è già cominciata a scendere un'altra volta. In 0 la funzione quanto vale? Vale 1. Qua siamo oltre 11, questo massimo è oltre 11. In 0 questa funzione vale 1 e poi in 1 la funzione vale meno 9, quindi
questa funzione va giù drammaticamente fino a meno 9, poi continua a scendere un altro po' perché scende fino a radical 7 sesti e poi risale. Quindi il grafico di F' a occhio fa così. Ora, cosa mi interessa sapere del grafico di F'? Mi interessa stavolta bene sapere gli zeri. Mi interessa bene sapere gli zeri. Allora, questi zeri li chiamiamo x1, x2 e x3. Perché mi interessa sapere gli zeri? Perché così posso studiare il segno di F'. O no? Allora, x1, io so che la funzione sta salendo e a meno radical 7 sesti era sicuramente arrivata a un valore positivo. Se ci metto meno 2, qua mi viene meno 32 più 28 più 1 fa meno 3. Quindi questo x1 è maggiore di meno 2. Ma se ci metto 1.9 meno 1.9, qua mi viene meno 27.43, poi più, qua mi viene più 27.6, a meno 1.9 la funzione è positiva. Quindi se vado a fare i conti, questo x1 sta tra meno 2 e meno 1.9. A 0 la funzione, abbiamo detto, valeva 1, era positiva. Metteteci anche solo 0.1. 0.1 al cubo è un millesimo, 4 millesimi, meno 1.4 più 1 fa meno 0.4, che è 4 millesimi, trascurato. Quindi la radice x2 è compresa tra 0 e 0.1. La radice x3 stavolta se ci metto 2, qui mi faceva 32 meno 28 che fa 4 più 1, stavolta fa 5. Stavolta se ci vado a mettere 1.9 ancora viene positiva. Se però ci metto 1.8 per 4 mi fa 23,32, 1.8 per 14 mi fa meno 25,2, quindi viene meno 1.9 più 1 è negativo. Quindi questo qua è compreso tra 1.8 e 1.9. Insomma, due conti fatti con la calcolatrice, anche a mano, mi dicono subito, con la calcolatrice più che altro li ho controllati, mi dicono che queste tre radici stanno qui. Adesso andiamo a fare il grafico di F. F secondo lo lascio stare là. Andiamo a fare il grafico di F. Allora, quali sono? Allora, la funzione parte e arriva con valori che vanno più infiniti, sia per x che va meno infinito che per x che va più infinito. Abbiamo detto che per x molto grande il valore assoluto comanda questo. Quali sono i valori che mi interessano? Mi interessano sapere i valori della funzione in queste radici. Soprattutto mi interessa sapere, allora, fino alla prima radice che succede? Che f' è negativa, che vuol dire che la funzione f sta scendendo. Allora, prendiamo 2, meno 2. Meno 2 è sicuramente prima di x con 1, quindi la funzione sta ancora scendendo. Meno 2 alla quarta fa meno 16.
meno 2 al quadrato fa più 4, meno 16, meno 28 fa meno, scusate, questo fa più 16, meno 28 fa meno 12, meno 2 fa meno 14, più 3 fa meno 11. Quindi dalle parti di meno 2 questa funzione non solo è scesa sotto 0, ma è scesa parecchio sotto 0. Quindi fino a x con 1 questa funzione scende ed è negativa, cambia segno e diventa negativa. Ripeto, in meno 2 vale più 16, meno 28 fa meno 12, più 2 fa meno 10, più 3 fa meno 7, scusate, non meno 13, però comunque è parecchio negativo. Siamo dalle parti di meno 7 anche un po' più giù, perché a meno 2 stava ancora scendendo. Quindi il primo minimo, possiamo dire, questa c'è la funzione, ce l'ha, è al di sotto di meno 7. Poi il secondo valore della funzione, dove c'è il massimo, è x con 2, perché da x con 1 e x con 2 la derivata prima è positiva, che vuol dire che la funzione f sta salendo. Ma se io prendo la funzione f in 0, dove sta ancora salendo, perché x con 2 è positivo, in 0 la funzione è risalita fino a 3, in 0 vale 3 e il massimo ce l'ha giusto poco dopo 0. Poi tra x con 2 e x con 3 la funzione scende un'altra volta, x con 3 era compreso tra 1 e 8 e 1 e 9. Se però stavolta ci metto 2, mi viene un'altra volta 16 meno 28 che fa meno 12, stavolta invece che meno 2 più 2 più 3, ma meno 12, ah sì, prima non era, era meno 11 perché era meno 2, non più 2, stavolta fa più 6. Quindi qua stavamo, l'avevo detto bene la prima volta, stavolta scende, ma qui siamo al di sotto di meno 11, qui siamo un po' sotto meno 7, perché meno, siamo sotto meno 7? Perché a più 2 la funzione aveva già ripreso a risalire, a più 2 la funzione vale meno 7, quindi vuol dire che il minimo era più basso di meno 7, quindi la funzione ha un grafico. Noi sappiamo che la funzione scende, sale, scende, sale. Perché? Perché la derivata prima era negativa, positiva, negativa, positiva. Quindi la funzione scende, sale, scende, sale. Poi sappiamo che nella sua discesa e nella sua salita, nell'altra discesa e nell'altra salita, la funzione cambia sempre. Quindi la funzione effettivamente cambia sempre. 4 volte. Poi, siccome conosciamo abbastanza bene le posizioni di x con 1, x con 2, x con 3, conosciamo più o meno i valori di massimo e di minimo della funzione. Ovviamente, se le volete conoscere in maniera un po' più precisa, per esempio per sapere che questo valore è compreso per esempio tra meno 11 e meno 12, che quest'altro è compreso tra meno 7 e meno 8, dovete fare dei calcoli un po' più accurati. Però più o meno qualitativamente, adesso che questo minimo sia meno 11, qualcosa o meno 12, qualcosa è molto significativo? No. Quello che è significativo è che questo minimo è sicuramente minore di questo. Per quale motivo? Perché diciamo, quando scambiamo x con meno x, questi pezzi non cambiano, questo pezzo invece diventa positivo. Quindi diciamo sicuramente questo minimo più grande. Vedete, quando io facevo alla fine c'avevo meno 9, meno 2 faceva meno 11, qua meno 9 e meno 2 più 2 fa meno 6 circa, vicino a quei punti, ok? Nel punto meno 2 e nel punto meno 2. Quindi io posso sapere più o meno qui il massimo sarà compreso tra 3 e 4. È sicuramente maggiore di 3 perché in 0 la funzione vale 3, ma è sicuramente minore di
4, perché per esempio A0.1, dove la funzione è diciamo tra 0 e 0.1, se io sommo, anche se cambio segno a questo, sommo tutti questi con i contributi positivi, a 4 non ci arrivo mai. Quindi sicuramente il valore della, massimo della funzione qui sarà un po' più grande di 3, ma sicuramente minore di 3. E in questo modo, aiutandosi un pochettino con la calcolatrice e un po' con mano, uno può sicuramente ricostruire gli aspetti salienti del grafico di questa funzione. Se poi vuole conoscere i punti di massima, le coordinate dei punti di massima, le ascisse dei punti di massima di meno, già più o meno lo sapevamo, erano quelle degli z di f'. Se poi vuole invece sapere dove la funzione è concava e convessa, questo è ancora più facile, perché attiene agli z della derivata seconda, quindi fino a meno radical 7 sesti la funzione è convessa, da meno radical 7 sesti a più radical 7 sesti la funzione è concava, da più radical 7 sesti in poi la funzione è convessa. Quindi, come vedete, modulo piccole imperfezioni, noi il grafico di questa funzione lo conosciamo benissimo. Allora adesso facciamo pausa, però prima di fare pausa andiamo un attimo a fare il riepilogo, a trarre l'insegnamento da quello che siamo riusciti a fare in quest'ora di lezione. In quest'ora di lezione cosa siamo riusciti, qual è il take home message? Cioè cos'è che ci dobbiamo portare a casa da quest'ora di lezione? Punto numero uno, se io devo fare il grafico di un polinomio, ricostruire il grafico di un polinomio, la derivata mi aiuta, però derivando io arrivo a polinomio di grado 2. Allora qua il polinomio era di grado 4, la derivata seconda la so fare perché è un polinomio di grado 2, con questa mi ricostruisco il grafico di questo, che è un polinomio di grado 3. Quando conosco abbastanza bene questo, con il grafico di questo, in particolare con gli z della derivata di questo, posso ricostruire il grafico del polinomio originale. Naturalmente tutto questo posso farlo in maniera approssimativa. Naturalmente se il polinomio era di grado 7 dovevo fare la derivata quinta, che era di grado 2, mi studiavo quella e con quella ricostruivo la derivata quarta, con la derivata quarta ci facevo la derivata terza, con la derivata terza ci facevo la derivata seconda, con la derivata seconda ci facevo la derivata prima, con la derivata prima ci facevo la f. Chiaro che è molto lungo, però arrivo, si può fare in maniera approssimata, se riesco a fare i conti in maniera abbastanza precisa si può tranquillamente fare. Naturalmente nessuno vi darà a studiare il grafico di un polinomio di grado 7, però il grafico di questo polinomio di grado 4 non era così difficile. Ci abbiamo messo un po' più di un quarto d'ora, abbiamo sforato, però ci abbiamo messo 20 minuti, ma non di più. Chiaro? Più in generale, quando siamo andati a fare questi grafici abbiamo visto che ci sono anche altre informazioni che riguardano le derivate seconde, ma comunque la derivata seconda è la derivata prima della derivata prima, quindi in ogni caso ti può essere utile per ricostruire la derivata prima e ti può essere utile per ricostruire la f. Quindi ha senso andare a considerare le derivate di ordine superiore e capire quali sono le derivate delle derivate delle nostre funzioni. Cioè, una volta fatta la derivata prima, possiamo in molti casi ulteriormente derivare le nostre funzioni. E questo sarà adesso un po' lo scopo di massima, cioè d'ora in poi cominciamo ad andare a vedere le derivate di ordine superiore. Come si fanno? Vabbè, facendo le derivate delle derivate prime, per esempio le derivate seconde. Ma soprattutto a che servono? Perché in certi casi vedremo, ci servirà magari solo la derivata seconda, però in certi casi vediamo che noi magari, per esempio, la derivata di seno chi è? Coseno. La derivata di coseno è meno seno. La derivata di seno di meno seno è meno coseno. La derivata di meno coseno è seno. Allora, le derivate della funzione seno le conosciamo tutte, la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima, tutte, perché a un certo punto si ripetono. La derivata di a alla x chi è? E alla x. La derivata seconda è alla x. La derivata terza è sempre alla x. Allora, il
fatto di conoscerle tutte ci darà qualche informazione in più o no su questa puntata? Io dico di sì. E allora il concetto sarà proprio quello di sviluppare, di capire se la conoscenza delle derivate di ordine superiore di una funzione, o anche di tutte le derivate di ordine, di qualunque ordine di una funzione, in molti casi potremmo farlo, ci possa dare, fornire ulteriori informazioni sulla funzione stessa. Va bene? Adesso facciamo pausa.